Gino Bartali, Giuseppe Minardi detto Pipazza e Fausto Coppi saranno i tre protagonisti della seconda prova del campionato ciclistico. Sono partiti in 105, 50 se ne ritireranno lungo i 299 chilometri del percorso. Tre uomini in testa sino a metà gara, Ghirardi, Masocco e Ciolli. Poco prima del rifornimento di Marano, una caduta toglie di gara Tony Bevilacqua, involontariamente arrotato da un compagno di squadra. Siamo sull'Oppio, quota 821. Rimasto solo al comando, Ciolli ha due minuti di vantaggio su un gruppetto di sette uomini guidato da Magni. Acciuffato sulla vettore da Bartali, Coppi e Minardi, la gara entra ora nella fase decisiva. Negli ultimi due chilometri Gino scatta e tocca da solo, acclamatissimo, i 1388 metri della vetta. 20 secondi di vantaggio che sul Barigazzo, quota 1221, salgono a più di 3 minuti su Coppi e Minardi. Quasi 100 chilometri di splendida fuga, impresa in tutto degna del grande Bartali. Raggiunto alle porte di Modena, si prepara ora l'ultima prodezza, quella di vincere in volata a Bologna. Ieri uscita e come? Viva Gino, intramontabile vecchiaccio!